Il governo conferma il massimo impegno per le acciaierie di Piombino, a sottolinearlo la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani, dopo un sopralluogo nella fabbrica insieme al presidente della regione toscana Enrico Rossi. L'impegno del governo c'è, ma molto dipenderà dall'atteso piano industriale ponte per il rilancio dello stabilimento siderurgico di Piombino, che nel giro di poche settimane sarà presentato dalla proprietà, il gruppo JSW. Ci aspettiamo dal piano industriale quelle che sono le prospettive future di questo stabilimento industriale. Ci aspettiamo perciò dalla proprietà che vengano confermati gli investimenti sia sul laminatoio, ma soprattutto su quello che è il forno elettrico, quindi la prospettiva futura. Sappiamo anche che la proprietà è impegnata in questo momento così complicato, perché non nascondiamoci che i problemi dell'acciaio erano già, diciamo, complessi prima della crisi del coronavirus. Con la crisi del coronavirus tutto si è aggravato. La sottosegretaria ha anche ricordato il ruolo del governo in fatto di garanzie per la liquidità, la possibilità dell'ingresso di cassa depositi e prestiti e il piano strategico per l'acciaio. Soddisfatto dell'incontro, il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che reclama il mantenimento degli impegni da parte della proprietà. Il rinnovo dell'accordo di programma che noi abbiamo proposto, insieme anche ad un piano ponte che mantenga però la finalità di investire appunto nei forni elettrici, mi pare che sia lo strumento giusto e io mi auguro che prima della pausa estiva, prima dell'agosto, si possa arrivare ad un chiarimento definitivo e che l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti dentro la compagine societaria finalmente possa permettere un controllo delle azioni della proprietà, che finora purtroppo non c'è potuto essere come avremmo voluto, come avremmo desiderato. Il 12 giugno è stato convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico un incontro con tutte le parti coinvolte per fare il punto della situazione.